ci riuscirà praticamente. Allora, intanto io parlo io del suo libro, visto che sì, adesso... Okay. Raccontaci qualcosa del allora, suo libro. Tre fratelli milanesi, Michele, Eugenio ed Ettore, è la storia della loro famiglia. Le vicende del passato si intrecciano con quelle del presente, nel quale Michele è un medico ortopedico di successo con una bella moglie e due figli. Eugenio invece è single e tenta disperatamente di perseguire la carriera universitaria con tutte le difficoltà del mondo accademico italiano. Ci siamo, riproviamo, pronto? L'abbiamo Sara Recuerdo. Applauso. Fantastico, Sara. Grazie della pazienza, non sono una molto tecnologica, quindi ogni tanto... Non fa niente, non ti preoccupare Sara, allora, io sono Francesco Di Giulio, a fianco a me Daniele Paolocci e Leonardo Orsi, che ti sta chiamando già la seconda, terza, quarta volta che ha detto ormai siamo fidanzati, tu non hai sentito perché ha parlato fuori dal microfono. Allora, tu sei qui con noi perché è successo qualcosa di straordinario nella carriera di uno scrittore esordiente ed emergente, perché tu hai pubblicato nel 2018, se non sbaglio, un libro con la Book a Book. Ci spieghi come hai pubblicato questo libro, di cosa parla, e poi andiamo all'argomento più importante, insomma. Okay. Vai. Allora, io avevo letto un articolo e parto dall'inizio, avevo scritto il mio primo romanzo e faticavo a trovare un editore, nonostante io faccia la giornalista, abbia mille contatti, diciamo, non basta mai, perché è veramente un mondo difficile nel quale entrare. Avevo letto per caso un articolo su un giornale che parlava di questa casa editrice che è nata a Milano nel 2014 e mi è piaciuto subito questo progetto, intanto perché è stato fondato da due ragazzi giovani, sono una coppia di trentenni, che sono riuscita a creare una casa editrice in Italia nel 2014, già quello mi sembrava da applausi. Certo. In più loro hanno applicato all'editoria un metodo che nel mondo viene molto usato, che è quello del crowdfunding, viene usato per tante cose. Crowdfunding serve per, diciamo, vendere il tuo progetto, il tuo sogno prima che sia realizzato, si usa per fare film, l'ha usato anche Obama per la sua campagna elettorale, lui è stato votato anche grazie a crowdfunding. Quindi loro hanno questo sistema che è molto meritocratico, a me piace molto questo fatto, per cui tu gli mandi sul sito le prime 10 pagine del tuo manoscritto, se a loro piace, interessa, e poi ti leggono tutto il resto, se insomma il manoscritto passa alla loro selezione, ti spiegano un po' come fare questa campagna, ti aiutano, ti danno delle dritte, perché io non è che fossi particolarmente abile con i social, anzi, come avete potuto anche vedere, neanche col telefono, e quindi mi hanno spiegato e io ho fatto la mia campagna, che è stata anche divertente, perché lì per lì ero spaventata e dicevo, io non ce la farò mai, invece è stata l'occasione per ritrovare tante persone che mi hanno aiutato, poi insomma è una cosa anche carina, e così quando il libro finalmente esce in libreria, ha già una sua comunità intorno, no? di persone, certo, che l'hanno sostenuto, che quindi non è che arriva nel vuoto, ma è già atteso, e quindi è stata una bellissima opportunità per avere il mio primo libro, poi mi hanno disegnato anche una bella copertina, insomma fanno un lavoro di editing, sono un vero e proprio editore, non c'entra niente col self-publishing. Sì, ce l'ho qui davanti, La figlia sconosciuta, questo volto, sì, di un profilo scuro di una ragazza. Di una ragazzina, sì, anche quello è stato fatto da una giovanissima designer di 30 anni, a me piace molto poter lavorare con i giovani, soprattutto in Italia dove veramente hanno poche chance, quindi mi sono trovata molto bene, ecco. Ok. E poi che è successo? Praticamente presa forte da questa emozione, di questo grande libro che ha avuto un successo ancora prima di uscire, hai voluto azzardare un secondo libro, e cosa hai fatto? Ma ho fatto che, proprio grazie al fatto che ho pubblicato il primo, devo dire, perché ti dà molto coraggio, no? Il fatto di avere un responso positivo su quello che fai, perché poi lo scrittore... un lavoro molto solitario, rischi di trovarti in un vuoto, quindi già avere un libro in mano, qualcuno che l'ha letto, che te ne ha parlato bene, insomma, ho preso coraggio, ho scritto un altro manoscritto e diciamo a Book a Book, il precedente editore, mi ha sempre dato la disponibilità, io però volevo provare una nuova avventura, insomma, di nuovo mi sono rimessa alla ricerca di un editore, di nuovo facevo fatica, allora ho pensato anche di scriverlo a diversi concorsi
E uno di questi l'ho vinto, che è il concorso Murse RTL. Sì. E non me l'aspettavo, perché come sempre uno non si aspetta mai di vincere. L'avevo iscritta credo all'inizio di quest'anno, poi c'è stato il lockdown, tutto quel periodo terrificante in cui le priorità sono cambiate per tutti. Invece a metà aprile mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda che sei nei finalisti, quindi mi è sembrata veramente una bellissima cosa in un momento tra l'altro così brutto. E poi a giugno in diretta, il 18 giugno, hanno annunciato che io avevo vinto, quindi è stato una sorpresa bellissima. Quindi recentissimo proprio. Quello che si vince, cioè la vittoria di questo concorso è la pubblicazione del romanzo, che per me è il premio più bello, nel senso che quello era il mio obiettivo. Quindi, tra l'altro, proprio lì in diretta il 18 giugno hanno detto: il libro esce l'8 luglio. Io questo non lo sapevo, sono quasi stramazzata, perché anche lì il passaggio da manoscritto a libro non è banale, nel senso che poi devi fare l'editing, lo devi rileggere 100.000 volte, quindi... Perché poi una volta sono che è pubblicato, se ci sono refusi, la rimangono ed è brutto. La rimangono e non è bello, quindi io sono terrorizzata ogni volta che lo apro, però allo stesso tempo veramente ci ho messo l'anima e sono molto felice, perché appunto ancora ti devo dire sono ancora un po' incredula, perché come tutte le cose che avvengono improvvisamente ci vuole un po'. Certo, assolutamente. Come ti stai trovando con la Murzia? Che è una grande casa editrice italiana. Benissimo, una grande casa editrice storica, quindi completamente diversa dall'esperienza rispetto a Book a Book. E devo dire, purtroppo non sono riuscita a incontrare di persona nessuno, perché questo fatto del distanziamento sociale, loro vivono tutti lavorano tutti smart working, per cui li ho sentiti tutti al telefono, ufficio stampa, l'editor, questo e quello. Tutti molto carini, disponibili, mi sto trovando bene, mi stanno aiutando anche sui social, sì. E quindi bene, devo dire, spero poi di riuscire a vederli anche di persona. Beh, è importante quando una casa editrice abbraccia appieno l'autore, lo accompagna e lo aiuta in tutte le fasi, che sono poi la presentazione, il fatto di poter parlarne un po' ovunque. E io vedo sulla copertina c'è il marchio RTL. Anche. Quindi è stato questo concorso in concomitanza con una delle radio più forti, il network più ascoltato d'Italia. Certo. RTL, la radio più ascoltata. Devo dire che questo dà una visibilità incredibile, perché poi i libri possono essere stupendi, ma se nessuno sa che ci sono, no, c'è un po' questo problema. RTL dà un grandissimo slancio a questo concorso. E l'altra cosa che mi lusinga tantissimo è che la giuria era degli ascoltatori di RTL, quindi di persone, come dicono loro, veri normal people, e quindi persone normali e che si sono appassionate a quello che ho scritto, si sono identificate, e che per uno scrittore è bello, cioè non è un pubblico di intellettuali che si parlano tra di loro, non so come dire, quindi io sono molto felice di questo risultato. Un libro che prende il cuore della gente, very normal people, insomma, giusto? Lo spero tanto, io quando mi sento dire che lo leggono, che una persona si ritrova o che trova spunti della vita proprio, di quella di chi conosce, insomma, mi sembra sempre la cosa più bella. Era quello che mi dicevano anche dell'altro romanzo, che si legge facilmente, che perché è una scrittura anche abbastanza semplice, che poi... Diciamo, io di lavoro faccio la giornalista, quindi ho un linguaggio anche abbastanza molto chiaro, mi piace scrivere come parlo, non so come dire, e quindi... È per arrivare più diretta, no? Sì, beh, è un po' il mio stile, poi ognuno ha il suo, e a me piace, mi piace andare molto in profondità nei contenuti, però anche essere molto divulgativa, cioè raccontare... con semplicità, poi ci sono vari livelli, no, di lettura di ogni vicenda, e quindi insomma sono contenta quando tutte le persone mi dicono, persone anche semplici, persone normali, insomma, che l'hanno letto volentieri, io sono molto contenta, ecco. Bene, bene, questa è una buonissima notizia sicuramente.
Ti porterà tanta fortuna questo concorso che hai vinto. Sicuramente hai raggiunto uno scopo già importante, cioè quello di aver vinto questo concorso, e lo hai fatto arrivando appunto al cuore delle persone che ti hanno letto. Noi siamo sicuramente convinti che sarà un prodotto bellissimo da leggere, non faremo altro che comprare anche noi il libro. Dove lo possiamo comprare? Ovunque, in tutte le librerie, se non è già esposto lo potete ordinare, oppure su tutti i bookstore online si trova Quindi anche su Amazon sia, tra sì, l'altro assolutamente, sia il cartaceo che l'ebook anche no, naturalmente. tra l'altro dicevo prima, la radio più ascoltata d'Italia, RTL, fa 7 milioni e mezzo di ascoltatori al Al giorno, giorno. quindi una giuria abbastanza ampia quella che ti ha votato. Poi non avranno votato tutti e 7 milioni, però insomma. No, non credo, non credo. Credo che abbiano. Ogni anno chiedono, perché è il quarto anno che fanno questo Sì. concorso, insomma, di aver capito che sono stati tre step. I primi, diciamo, la prima sezione viene fatta da Mursia, che propone a RTL 10 manoscritti. Poi all'interno di RTL vengono selezionate ogni anno 5 persone, quindi dal tecnico al conduttore, chiunque lavori lì dentro, per arrivare ai primi tre, e poi quindi gli ascoltatori leggono i tre finalisti e si candidano, non lo so, c'è la possibilità per gli ascoltatori di RTL di mettersi a disposizione per la giuria, non so come funzioni, Ti ma. hanno già intervistato a RTL? Guarda, mi hanno intervistato il giorno della vittoria, naturalmente anche lì per l'emozione, non riuscivo a collegarmi con Zoom, non avevo fatto i miei soliti disastri, comunque. È stato, sì, mi hanno fatto l'intervista lì, io naturalmente ero molto contenta e questo, Va insomma. Poi credo che bene. faranno anche degli spot, non lo so però come Bene, bene. funziona esattamente. Ok, che volevo chiederti? Niente, ci hai detto un po' tutto, noi ti facciamo un grande in bocca al Grande in lupo. bocca al lupo, Sara. Crepi il lupo, grazie davvero dell'attenzione e spero di intrattenervi quest'estate con la mia Col libro storia sulla spiaggia, dei tigri di certo. carta. Ma Sì, si può trovare online il sì, libro? È ciao, stato già te già l'ho detto, detto. scusa. No, perché io soffro di memoria a breve termine e quindi non mi ricordo. Tutto mi sa che è vero, però. Sì, ad alta porta. Che fatto? Allora, tigri di carta. Chi è l'ospite in al telefono? È una Ah, scrittrice. Allora, ringraziamo Sara Ricordati per essere stata con noi qui con il suo libro Tigri di carta. Mi raccomando, compratelo su tutte piattaforme le del mondo. piattaforme del mondo, anche in libreria. Se no, lo possiamo ordinare se non troviamo in libreria. Ti ringraziamo Sara per essere Grazie. stata con Ciao Sara, noi. grazie. Grazie Grazie mille. davvero. Ciao, ciao. Ciao Sara. No, io mi voglio discolpare No, vabbè, perché tu tu c'hai c'hai un problema. No, problema perché serio. io faccio anche Posso altre fare una cose. foto? Se ti faccio una foto e te la mando, la possiamo mettere come stai messo? Perché gli amici non vedono, c'hai 14 Io computer. sono Aspetta, una plancia di sì, comando, sembra quella di un io penso, aeroplano. sì, un 737 ha meno postazioni. Esatto, Allora, io esatto. E faccio. pensare che ieri Mozzarella chiedeva come si fa il caffè qua? C'è un pulsante alla macchinetta Ieri del caffè, ma fate voi che non sono capace. Mozzarella praticamente a un certo punto mi ha vabbè, perché Mozzarella imbruttisce solo. Ho fatto, ma fai un caffè? Sono andato alla macchinetta, ragazzi, è un pulsante. Cioè, C'è un oh pulsante no, sopra, cioè, metti la cialda e spingi c'è il anche il disegno pulsante. della tazza, Sì, vabbè, parlo di Mozzarella, mi viene in mente la tazza. Allora, ti mando la questa foto foto, e tu la. ok, la pubblico. Per forza, perché cioè, devi far capire perché stai messo così. Abbiamo parlato di radio, volete sapere quali sono le radio più ascoltate d'Italia dopo non era radio, ovviamente? Certo, vai. Allora, io ti faccio la mia previsione. Vai. RTL. Sì.